C'era una volta un pastore che era solito pascolare il suo gregge intorno al suo villaggio. Un bel giorno decise però di avvicinarsi al bosco perché aveva sentito dire che lì l'erba era più buona. Mentre le pecore e gli agnelli brucavano la fresca erbetta, egli fischiettava e cantava, ma il tempo non passava mai. Annoiato, decise allora di fare uno scherzo agli abitanti del villaggio. Cominciò a gridare «Al lupo! Al lupo!», facendo credere che un lupo affamato avesse aggredito gli animali. I suoi paesani accorsero immediatamente, ma arrivati sul luogo capirono subito che si trattava di uno scherzo e se ne andarono tra le risa del pastore. Il giorno dopo, il pastore decise di ripetere lo scherzo e nel bel mezzo della quiete si alzò in piedi e gridò «Al lupo! Al lupo!». Gli abitanti del villaggio accorsero immediatamente, convinti che l'uomo fosse in pericolo, ma anche questa volta si trattava di uno scherzo. Il giorno dopo ancora la stessa scena e gli abitanti, intervenuti in suo aiuto, tornarono al villaggio sbeffeggiati dal pastore. Il quarto giorno, mentre il pastore riposava, venne svegliato dagli ululati di un feroce lupo affamato che, minaccioso, si stava avvicinando al gregge. Spaventatissimo, il pastore si alzò in piedi velocemente e a gran voce gridò «Al lupo! Al lupo!», ma nessuno si muoveva. Allora gridò ancora più forte «Al lupo! Al lupo!», ma questa volta nessuno arrivò. Il lupo divorò così l'intero gregge. Il pastore rimase senza animali e triste ritornò verso casa. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che se raccontiamo tante bugie, la volta che diremo la verità, non saremo creduti da nessuno.